Ciao, bentornati sul mio canale YouTube. Nel video di oggi eseguiremo un altro modello di um, babbucce scarpette da lana. Eh, lo faccio in tinta unita e um, lo, fa, eh, lo eseguirò per una, una calzatura 40. Un piede che calza 40. Partirò con 37. Utilizzo una lana acrilica ed un uncinetto numero 8. Partirò con l'esecuzione di 37 catenelle. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Io ora vi misurerò le mie 37 catenelle in centimetri in modo tale che qualsiasi tipo di lama voi abbiate, perché come vi ho detto... Uh, le catenelle sono approssimative perché tutto dipende dalla, uh, dalla uh, lana che utilizzate quindi dalla corposità del filo e dalla vostra mano come lavorate se lavorate stretto se lavorate largo quindi a scanso di equivoci io vi dirò i centimetri quindi appoggiando le catenelle sul metro uscirà fuori circa 21 centimetri e mezzo cosa faccio poi una catenella ulteriore per avviarmi nell'esecuzione di 36 maglie basse quindi salto due catenelle di base entro nella terza inizio ad eseguire le maglie basse Considerando anche le prime due saltate che mi costituiscono una maglia, siamo a 3, 4, 5, 6, 7, 8 e proseguite fino alla fine in questo modo finite le 36 catenelle con le 36 maglie basse vi rivado a misurare in centimetri perché come già vi ho detto in altri video la misurazione cambia come se il lavoro prendesse una forma più grande quindi mettiamo ben dritto il nostro lavoro sul nostro metro come infatti vi dicevo Arriviamo a 25 senza tirarlo 24 e mezzo. Una volta eseguito questo giro misurato, continuiamo. Eseguo una catenella per voltare il lavoro. E lavorerò a differenza delle altre babbucce. Solo in costa retro eseguirò. 36 maglie basse in costa retro lavorando solo non queste due ma solo la costa che ho dietro non entrambe le maglie ma solo quella retro ed eseguiamo questo tipo di lavorazione per i centimetri che ci occorrono Allora, per ora abbiamo fatto 2, 4, 6, 8. Eseguendo questo tipo di lavorazione abbiamo una calzatura eh, elastica rispetto all'altra che non eh, cede perché la, la lana cede normalmente, però questa qui diventa proprio come se fosse un, un elastico.

30 e proseguite fino alla fine per capire bene la misura da eseguire eh, il nostro per, per il nostro lavoro in centimetri rispetto alla calzatura. O vi misurate il vostro piede dall'alluce al tallone, eh, oppure, se non avete, eh, se non è per voi, ma è un regalo potete vedere la tabella delle misure europee generali su Google. Basta inserire misura in centimetri calzature e vi dirà quanti, in quanti centimetri corrisponde ogni tipo di calzatura. Questo lavoro in costa retro, in maglie basse, lo dobbiamo fare per 31 giri. Ovviamente sempre soggettivo, relativo alla mia calzatura. Voi eh, per regolarvi cercate di eh, fasciare il vostro piede con la mh, larghezza, con, con il lavoro eseguito o diversamente potete misurare il vostro collo del piede e pianta la circonferenza in modo tale che potete approssimativamente regolarvi con i centimetri eh, di altezza del nostro lavoro quindi riprendo il video alla fine del mio trentunesimo giro completati tutti i nostri giri andiamo adesso a chiudere il lavoro ehm, dobbiamo innanzitutto crearci la punta in che modo anziché andare a piegare la perfetta metà noi andremo a um, ad andare a, andremo a cucire un terzo due terzi voglio dire del nostro lavoro quindi lasceremo due 4 6 8 circa eh, in base alle mie trent, 31 giri lascerò 10 giri liberi e eseguirò un punto a zig zag andrò a chiudere in questo modo qua perché a zig zag perché dopo andrò a tirare per crearmi appunto questa arricciatura che mi darà la forma del per le dita metto in sicurezza con un punto un nodo diciamo in questo modo e vado a tagliare dopodiché vado a cucire l'altro lato la parte del tallone ovviamente questo lato non lo cucirò come l'altro ma andrò a fissare bene i punti in questo modo Fissando bene eviteremo di trovare delle aperture future. Continuate fino alla fine. Una volta terminata la cucitura anche del nostro tallone, dobbiamo girare il nostro lavoro. Un attimo, che mi sto preparando già il filo per la parte finale. Andiamo a girare il lavoro in questo modo: quindi, questo è il tallone, questa è la punta. Poi, da questo punto qui da questo punto, allora sì, ok avevo già girato quindi da questo punto qui io conto circa 12 maglie 2 4 6 8 10 12 arrivate a queste 12 io devo andare ad appuntare il mio lavoro in questo modo qua un attimo che me lo sistemo meglio perché sto avendo un attimino ecco così quindi abbiamo detto 2, 4, 6, 8, 10, 12. In questo modo dovremmo andare a chiudere. Vado alla, a, un attimino, eh, che devo prepararlo bene, altrimenti riconto. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Più o meno, e questo è il punto. Andate a praticamente, dovete andare a. Mh, sovrapporre la parte lasciata libera sulla parte già cucita in questo modo qua ok fa procedete insieme abbiamo proceduto per la scarpina del lato sinistro del nostro piede adesso vi faccio vedere come fare per il lato destro se prima il tallone lo avevamo di qua alla nostra sinistra e quindi abbiamo fatto la cucitura i due terzi per la punta per l'altro lato dobbiamo trovarci il tallone alla nostra destra e andare a cucire questa parte qua quindi i due terzi dall'altro lato ok procediamo anche per l'altro piede ed Ecco la nostra scarpina da notte terminata. L'ho abbellita con un fiore che potete tranquillamente trovare anche nel, nei video lezioni ad uncinetto um, oppure esecuzione fiori. C'è proprio una nella playlist: c'è proprio un album. Uh, dedicato appunto ai fiori, spero che il video vi torni utile. Che uh, facciate anche voi questo lavoro. E se avete dubbi, scrivetemi e niente ci vediamo al prossimo video mi raccomando se il video vi è piaciuto lasciate un like ehm, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti attivate la campanella vi ricordo che il canale è presente anche su facebook all'indirizzo gomitolando con imma ed anche su instagram lì dove possiamo interagire più facilmente rispetto a youtube e potete pubblicare i vostri, lavoro, i, i, i vostri lavori vi aspetto in tante eh, vi lascio un caro abbraccio, ciao ciao!